A pesci vendola. Buongiorno signora, fatemi vedere la licenza. Uè, parlatemi con decenza, sono pure una signora che la gente onora. Signor, tengo a fare il mio dovere e a licenza voglio vedere. Beh, diciamo che ve la farei anche vedere con decenza, ma non voglio che vi prendiate molta licenza. Come vi ho già detto, sono una signora che la gente onora. Signor, me la dovete fare vedere, lo capite, vero? Eh no, non mi va sta situazione. Voi avete malintenzione e statemi a sentire. Io, Sofia a pesci vendola, che sono una signora che la gente onora, non ve la fa vedere sta licenza, neanche con insistenza. Signora Sofia, con tutto il rispetto perché siete una signora che la gente onora, io sono il vigile Arturo, un osso molto duro, e di qua non mi muovo finché non si chiude sta vertenza. Signore Arturo, pure io tengo le ossa dure eppure mi muovo. Come sapete, vengo al banco a piedi ogni giorno, poi, dopo il lavoro, tengo la parrucchiera e ci vado pure a piedi, caro signore Arturo. Donna Sofia, mi avete chiamato caro e tutto voglio dimenticare. Vi posso accompagnare? Beh, Arturo, tenete duro e diamo tempo al tempo. Non ora perché sono una signora che la gente onora, ma più avanti, per non far parlare tutti quanti. Sarà dura, Sofì, ma vi aspetto, perché vi rispetto, anche se mi sentono un sfruculiamento sotto il petto. E ditemi, Arturo, come la mettiamo con la licenza? Che volete che vi dico, Sofì? A licenza tiene che avere pazienza, poi. Quando sarete meno impegnata, se ne avrete voglia, me la mostrerete in maniera riservata perché siete una signora che la gente onora. Grazie, Arturo. Mi raccomando, tenete duro. Donna Sofì, tengo duro, ve l'assicuro.